Buongiorno, io sono Valentino Facca, sono un infermiere, lavoro presso il Crolli Ariano e con il mio collega Antonio Nappo, anche lui infermiere, vi presenteremo uno studio condotto riguardo a, che si intitola Relazione tra nutrizione parenterale totale, che abbiamo abbreviato con NPT, peso corporeo e rischio di mucosite del cavo orale correlata a chemioterapia ad alte dosi e terapia cellulare nei pazienti sottoposti ad ABNT, che è l'acronimo di Autologous Bone Marrow Transplantation, in italiano trapianto di midollo osseo, presso l'Istituto Nazionale Tumori Crolli Ariano. Allora, in letteratura possiamo individuare che il trapianto di midollo osseo aumenta tutta una serie di complicanze, tra cui quelle relative alle infezioni gastroenteriche, con relativo sviluppo di mucosite del cavo orale. Questa mucosite del cavo orale molto spesso porta il paziente ad una difficile alimentazione. L'utilizzo di nutrizione parenterale totale viene impiegato come trattamento gold standard. Inoltre, in letteratura sono presenti molteplici studi relativamente all'efficacia dell'impiego della nutrizione parenterale totale versus la nutrizione enterale. Dalle linee guida che abbiamo reperito per l'uso di nutrizione parenterale non troviamo informazioni precise riguardo al tipo di nutrizione più adatto per quel gruppo di pazienti specifico, oppure un apporto nutrizionale già calcolato in maniera da facilitare il paziente nella guarigione. Non vi è presenza inoltre di studi clinici in letteratura che attestino l'efficacia e o la correlazione della nutrizione parenterale totale rispetto al mantenimento del peso corporeo, oppure al rischio di sviluppare mucosite del cavo orale. Il processo che ci ha condotto alla formulazione del quesito è il seguente. Abbiamo analizzato i pazienti in trapianto di midollo osseo che per essere sottoposti al trapianto vengono condizionati con chemioterapia ad alte dosi. Questa chemioterapia ad alte dosi ha come effetto principale quello del rischio di formazione di mucosite del cavo orale, che porta il paziente ad una difficile alimentazione per via naturale. I sanitari vanno a tamponare questo problema emergente con la somministrazione di nutrizione parenterale. Nonostante questa somministrazione, quindi nonostante un'alimentazione fornita, notiamo nel paziente una variazione di peso. L'obiettivo dello studio che ci siamo prefissati, come quello principale, è quello di documentare la relazione fra l'NPT, il peso corporeo e il rischio di sviluppo di mucosite del cavo orale. Secondariamente, volevamo andare a valutare la relazione tra peso corporeo e alcuni indicatori nutrizionali, quali albuminemia, proteinemia totali e glicemia. Inoltre, come secondo obiettivo secondario, era nostra intenzione valutare la relazione tra le complicanze relative al trattamento, quali diarrea e vomito, e l'andamento della ionemia, quindi sodio, potassio, cloro e calcio. Lo studio condotto è uno studio di corte retrospettivo con campione di convenienza. Infatti abbiamo arruolato 50 pazienti presso la struttura operativa complessa di terapia cellulare e chemioterapia ad alte dosi che sono afferiti in tale struttura dal 1 gennaio 2008 fino al 31 marzo 2009, solo e esclusivamente per eseguire il trapianto di midollo osseo autologo. Da un'analisi del campione notiamo che il 68% del campione è composto da persone di sesso maschile. L'età, la classe di età secondo le classi di Medline, quella maggiormente rappresentata è quella dei 45 anni e 64 anni, e le patologie tumorali trattate con trapianto di midollo osseo sono in ordine mieloma multiplo, linfomi di non-Hodgkin, linfoma di Hodgkin. Solitamente presso questa unità operativa trattiamo anche il sarcoma, ma in quest'anno e mezzo di rilevazione non è stato trattato nessun caso di sarcoma. Abbiamo voluto puntualizzare l'analisi del campione secondo anche alcuni parametri come HBV, HCV e HIV, epatite B, C e il virus dell'immunodeficienza acquisita, in quanto il nostro centro, il Crolli Ariano, è uno dei pochi centri in Italia che esegue trapianto di midollo osseo in persone sieropositive. Inoltre abbiamo fatto un'analisi anche di altre patologie concomitanti, quali cardiopatie, ipertensione e diabete mellito. L'eleggibilità è stata dettata dal fatto che i pazienti dovevano essere sottoposti a trapianto di midollo osseo,
abbiamo rilevato la presenza di infezioni correlate e i pazienti che dovevano essere arruolati per lo studio non dovevano presentare mucosite del cavo orale oppure essere sottoposti a NPT prima del ricovero. Quindi i criteri di inclusione sono stati che sono stati esclusi i pazienti che presentavano già mucosite del cavo orale, pazienti che erano già in trattamento con NPT oppure pazienti di minore età. Lo studio è stato proposto e approvato dal Comitato Etico Indipendente del CRO di Aviano il 30 marzo 2009 con il numero di sperimentazione CRO 2009-17. I principali outcome dello studio sono nutrizione parenterale, appunto, totale, peso corporeo e grado di mucosite. Per misurare questi outcome abbiamo scelto come nutrizione parenterale la quantità di chilocalorie DIE somministrata al paziente. Per quanto riguarda il peso corporeo abbiamo utilizzato i chilogrammi, mentre per la misurazione del grado di mucosite abbiamo utilizzato la scala R-TOG, esposta precedentemente dalle colleghe Granatello e Capuccio, secondo la Radiation Therapy Oncology Group. Gli indicatori nutrizionali e la ionemia, quindi albumina, proteine totali, glicemia e sodio, potassio, cloro e calcio, sono stati misurati secondo i valori terapeutici del laboratorio di analisi del CRO di Aviano. Le complicanze relative al trattamento, quindi diarrea e vomito, sono state misurate come numero di episodi giornalieri, numero di episodi durante il periodo di osservazione. Infatti le osservazioni sono state fatte in 5 tempi differenti. A parte le osservazioni anamnestiche fatte all'ingresso del paziente all'unità operativa, sono stati rilevati come 5 tempi, quindi il T0 come giorno di ricovero del paziente per il condizionamento, il T1 il giorno di inizio della somministrazione di nutrizione parenterale totale, infatti il paziente viene sottoposto a tale somministrazione solo successivamente al regime di condizionamento in quanto non riesce ad alimentarsi, al T2 al sesto giorno dall'inizio di NPT, al T3 al dodicesimo giorno e al T4 al momento della dimissione dell'unità operativa. Ora il collega Antonio vi spiegherà i risultati di tale studio. Buongiorno a tutti. Allora, dal punto di vista statistico, l'analisi è stata condotta anche in questo caso con un sistema SPSS 13-1-17. Nella prima tabella vediamo, io non vedo male, non importa, la vedo dal video. Nella prima tabella vediamo attraverso, sono stati utilizzati degli indici come quello di Spearman Key Quadro, quindi per piccoli campioni, vediamo come la mucosite si correla rispetto a quelli che sono i maggiori indicatori di questo studio, o meglio. Le maggiori variabili osservate, come la nutrizione parenterale, l'indice di massa corporeo, il peso, e poi inoltre è stato attraverso il Q-quadro valutato eventualmente una correlazione tra quello che era la malattia di base, e quindi la malattia oncologica che spingeva il paziente al trapianto di midollo, e le malattie concomitanti, potevano essere come l'HIV, l'HCV, ipertensione, eccetera. Vediamo da questa tabella che non viene documentata una correlazione tra quello che è la mucosite e quelle che sono le principali variabili, in quanto, per chi magari un po' meno esperto di noi, la P che abbiamo assunto come valore di significatività all'interno di questo studio, un valore minore di 0,05, in questa tabella vediamo che in nessun caso di correlazione la P è significativa. Rispetto a quello che è la variazione dell'indice di massa corporea nei 5 tempi di osservazione, vediamo come la variazione di questa variabile risulta essere significativa in tutto il percorso. Probabilmente con il grafico si riesce a percepire come i pazienti entrano, che hanno mediamente un indice di massa corporea che è di sopra del 26, e arrivano al periodo della dimissione che hanno un indice di massa corporeo tra 24 e 25. È vero che c'è una significatività statistica, ma c'è anche una non rilevanza clinica, in quanto nonostante l'indice di massa corporeo passi da 27
al di sotto dei 25 resta pur sempre in quel range di normalità. Ma è pur vero che da operatori bisogna tenere presente che se al contrario un paziente viene ammesso in regime di trapianto con un indice di massa corporea borderline, mi viene da pensare intorno ai 20, dobbiamo aspettarci che questo vada in una direzione, come in questo caso, e quindi che la direzione è quella che va diminuendo, e quindi potremmo trovarci un paziente che non è più normopeso ma diventa sottopeso. Analogamente all'indice di massa corporea è stata comunque analizzata la variazione di glicemia durante tutto il periodo di ricovero, e durante tutto il periodo di ricovero la glicemia risulta in un solo momento della rilevazione statisticamente significativa, che è il T3, quindi il 12° giorno dopo l'infusione di nutrizione parenterale. Come per l'indice di massa corporea, anche per la glicemia possiamo osservare che c'è un trend che mostra una significatività statistica in un certo momento, ma dal punto di vista clinico resta pur sempre irrilevante. Quindi, mentre per l'indice di massa corporea è interessante avere bene in mente che tipo di paziente abbiamo di fronte, per la glicemia appare meno interessante da questo punto di vista, perché resta pur sempre nei valori terapeutici. Adesso, per quanto riguarda le variazioni dell'albumina e delle proteine totali, a differenza dell'indice di massa corporea e della glicemia, abbiamo una significatività statistica in tutti i momenti, e in particolare a questa si associa anche quella che è una significatività clinica, quindi una rilevanza clinica. La rilevanza clinica, questi valori terapeutici che vedete tra parentesi, sono i valori terapeutici che il laboratorio di analisi del Clodiaviano dà come indicazione, che sono compresi da 3,6 e 5,1. I nostri pazienti mediamente entrano tutti con valori dell'albumina sierica nei limiti compresi dai valori terapeutici, ma alla fine della dimissione quasi tutti i pazienti presentano una forte carenza di albumina. Quindi c'è una significatività statistica nella variazione nei vari tempi, c'è anche una rilevanza clinica. Lo stesso analogamente succede per quello che è le proteine totali. Vi chiediamo scusa perché al T4 nella classe 0,44 la P non è assolutamente rilevante, forse c'è un errore, come per il T4 dell'ultima classe. Quindi non sono da considerare in rosso, sono da considerare in nero, quindi P non significative. Vi dicevo, per quella variazione delle proteine totali nei vari tempi di rilevazione, così come per l'albumina, anche per le proteine totali c'è una significatività statistica e una rilevanza clinica. Questo è il trend, adesso abbiamo fatto il grafico, si mostra come insomma i valori terapeutici sono anche al di sopra, sono abbondantemente mantenuti nei valori terapeutici. Alla fine, verso la dimissione, comunque tutti i pazienti presentano un marcato calo di quello che è la proteina totale. Rispetto alle variabili, rispetto agli outcome secondari, abbiamo valutato comunque come si comportavano gli elettroliti in presenza di complicanze relative al trattamento, quale la diarrea e il vomito. C'è da sottolineare che sia per la diarrea sia per il vomito l'unico elettrolite che effettivamente anche atteso ha una significatività statistica è proprio il sodio. Ecco, da un punto di vista quello che può essere una discussione, sicuramente non abbiamo dati in letteratura che ci permettono di fare dei confronti rispetto ai dati ottenuti con quello che era la letteratura già presente. Appare come assente il fenomeno studiato in letteratura, anche se ha una rilevanza clinica importante, almeno come rilevanza percepita da chi ci lavora. Le difficoltà maggiori, nodi critici di questo studio, a parte il campione che era di convenienza
non abbiamo potuto effettivamente, non abbiamo avuto effettivamente del tempo maggiore a disposizione, ma in particolare non siamo riusciti a tornare più indietro a quegli anni per le rilevazioni. Però uno dei problemi risulta essere purtroppo la documentazione clinica, sia infermieristica che medica, in quanto molto spesso la rilevazione dei dati era difficile, difficoltosa, per il semplice fatto che comunque presentavano una compilazione probabilmente non adeguata per una rilevazione, quindi i dati erano verosimilmente indecifrabili, talvolta mancanti. Abbiamo visto che mostra comunque un'assenza di correlazione rispetto alle variabili principali, ma comunque gli operatori coinvolti nell'assistenza, siano loro essi medici che infermieri e quant'altro, devono tenere comunque in considerazione quello che è l'andamento proteico, in particolare con quello che potrebbe essere l'indice di massa corporea per pazienti già che risultano borderline, e successivamente da tenere e monitorare in modo sistematico quello che è l'equilibrio idroelettrolitico, in particolare del sodio. Le conclusioni, sicuramente aggiungerei a queste che abbiamo citato, la necessità comunque di approfondire il fenomeno avviando degli studi, magari coinvolgendo più centri in Italia, e, per raggiungere quella potenza statistica del campione, anche se al momento risulta difficile per il semplice fatto che i centri in Italia non sono moltissimi. E mediamente si hanno pochi ricoveri ogni anno, quindi nel nostro centro arriviamo intorno ai 40, per raggiungere numeri come 300-400 unità campionarie, immaginate bene, ci vogliono diversi anni di arruolamento e quindi diventa un po' difficile. E oltre a questo sicuramente abbiamo parlato già del monitoraggio dell'indice di massa corporea, effettuare in particolare, e questo va sottolineato per chi è coinvolto nell'assistenza ai malati oncologici, siano essi sottoposti al trapianto di midollo osseo che sottoposti a terapia per patologie oncologiche, quella che è una valutazione nutrizionale appropriata, approfondita, efficace, sistematica, ripetuta, nel senso che sono pazienti che cambiano molto, molto il trend di quello che è l'andamento del peso corporeo come dei vari valori, quindi sicuramente va sottolineata la necessità di avere all'interno di ogni unità operativa una sistematica valutazione nutrizionale per far fronte a quelle che possono essere le complicanze sia relative al trapianto di midollo osseo, ma semplicemente relative alla chemioterapia o quant'altro. Grazie.